I pazienti con osteogenesi imperfetta possono presentare delle deformità vertebrali. Quanto sono frequenti e come intervenire in questi casi? Lo abbiamo chiesto al dottor Alessio Lovi e al dottor Marco Braida in occasione del 33° convegno nazionale dell'ASITOI. Dottor Lovi, quanto sono frequenti le deformità vertebrali nei pazienti con osteogenesi imperfetta? Ma la prevalenza media riportata in letteratura è del 50% circa. La prevalenza specifica è sicuramente più alta a seconda della gravità dell'osteogenesi, raggiungendo anche il 70-75% circa nelle forme più gravi, ossia nel tipo 3. Le cause, la patogenesi di queste deformità è indubbiamente multifattoriale e quindi avvengono di conseguenza cedimenti vertebrali per la fragilità ossea che caratterizza l'osteogenesi, di conseguenza all'iperlassità legamentosa che è tipica della malattia, per la discopatia collagenica che anch'essa è tipica, soprattutto questi insomma. E quando si presentano queste deformità? Ma si presentano precocemente, quindi prima dei 10 anni di vita, e il momento della vita in cui evolvono maggiormente è nell'età puberale, quindi dai 10 ai 15 anni circa, raggiungendo un'evolutività fino a 6-7 gradi anno nei tipi più gravi, ossia nel tipo 3. E qual è l'impatto sulla qualità della vita? Ma indubbiamente le deformità vertebrali impattano significativamente sulla qualità di vita di questi pazienti, impattano sulle abilità funzionali, sulla capacità respiratoria, sulla postura seduta, sulle abilità funzionali. Un grosso impatto, sulla qualità di vita. E come si interviene? Si interviene chirurgicamente? Sostanzialmente sì, il trattamento conservativo è un trattamento poco efficace se non nei casi più lievi e nelle forme di malattia più lievi, quindi tipo 1, sostanzialmente sono deformità che finiscono tutte per essere operate quando evolutive. Dottor Braida, quali tecniche chirurgiche possiamo adottare oggi? Beh, sicuramente nella osteogenesi imperfetta è prevalente l'approccio posteriore, quindi creare una fusione ossea della colonna posteriore, perché la colonna posteriore nell'osteogenesi imperfetta, come in tutte le forme in cui l'osso è più fragile, è la parte più solida, quindi l'arco posteriore. In effetti è un campo dove, per esempio, l'utilizzo di strumentazioni ibride, cioè strumentazioni non solamente con viti peduncolari, ma con uncini o con fissazioni sottolaminari, è molto estremamente utile, anzi direi strategica. Non si può operare, secondo me, un'osteogenesi imperfetta pensando di mettere tutte viti. È uscito recentemente un lavoro che promuove l'utilizzo tutte di viti con aumento della fissazione nel corpo vertebrale grazie del cemento. La cosa mi lascia estremamente perplesso per una serie di ragioni. Uno, perché l'osteogenesi imperfetta necessita di una preparazione, cioè di una trazione preparatoria. Come anche Finidori, noi siamo proprio della scuola, come si dice, classica, di scuola francese, in cui effettivamente l'alotrazione è fondamentale. Questo ci rende l'intervento più semplice, tra virgolette, meno rischioso, senza la necessità di dover forzare la correzione intraoperatoriamente. Mentre invece chi adotta la tecnica, ad esempio, tutte viti, privilegia il fatto di che intraoperatoriamente, cioè durante l'intervento, si faccia tutta la correzione che noi invece diluiamo un pochino nel tempo. Chiaramente aumentano i rischi neurologici, aumentano i rischi di frattura dell'osso, aumentano i rischi di ridotta correzione e secondo me poi aumentano anche i rischi di diffusione del cemento nel corpo, cosa che purtroppo avviene, soprattutto se noi pensiamo di cementare tanti corpi vertebrali lungo la colonna, ovviamente i rischi di una diffusione del cemento, vuoi nel canale vertebrale oppure come embolo a livello polmonare, aumentano. E quindi direi che è tutto da vedere. Per adesso questo gruppo ha un follow-up di 2 anni, vediamo a 10 anni o a 20 come abbiamo noi, allora cominceremo a valutare se chi è che ha ragione. Ecco, dottore, ma quando sottoporre i pazienti a questo tipo di intervento? Sicuramente prima possibile, cioè intorno alla pubertà,
non aspettare, come spesso succede anche con indicazioni di fisiatri o fisioterapisti, dicono no, dobbiamo mantenere il tono muscolare, dobbiamo aspettare che sia terminata la crescita, eccetera. Secondo me è sbagliato. Arrivare a 16, 17, 18 anni a operare una osteogenesi imperfetta è un non senso, perché a quel punto la colonna di solito ha delle deformità molto più gravi, più rigide, quindi meno correggibili, o correggibili con molti più rischi. Quindi conviene operare tra i 10 e i 14 anni, come dice anche Finidori. Perché si hanno risultati migliori? Migliori, e soprattutto gli si mantiene una buona postura del tronco, quindi della cassa toracica, quindi della funzione respiratoria. Nel momento in cui ho una deformità rigida molto grave, non recupero più la cassa toracica. Quindi il messaggio anche per le famiglie qual è? Seguire le deformità, vedere qual è la loro evolutività, fin dove possibile per ridurre l'aggravamento si può portare qualche corsetto, anche se sappiamo già a priori che non servono, non sono come dire strategici, però possono aiutare in un certo periodo della vita, e poi a un certo punto, quando la deformità diventa evidentemente più seria, bisogna prendere in mano la decisione di operare.